Wushu vuol dire arte marziale cinese ed è quella disciplina che è arrivata qui in Occidente col nome di Kung Fu, anche se è un termine sbagliato. Sono tutti quegli stili e tutte quelle discipline che fanno parte del patrimonio culturale cinese orientale, le discipline più antiche oggi, ad oggi conosciute. E il Wushu si divide in stili interni e stili esterni. Il più famoso stile interno è il Tai Chi Chuan, che è uno stile oggi in Occidente diffusissimo e che fa benissimo a livello fisico e mentale, non soltanto fisico, e predilige, diciamo, il lavoro sul Qi, quindi sull'energia interna, che per gli orientali è fondamentale. La circolazione del Qi nei nostri meridiani, come l'agopuntura o come fa lo Shiatsu, è fondamentale per il nostro benessere psico-fisico. La parte invece esterna, gli stili attivi, fanno benissimo a livello fisico, fanno lavorare molto la muscolatura, è tutto allungamento, si usano degli attrezzi, eccetera, sono lo Shaolin, il Chanchuan, il Nanchuan. Il Wushu lo possono praticare da qualsiasi età, dai bambini, quindi per iniziare la pratica, il coordinamento e pian pianino avvicinandosi magari dalle tecniche di difesa, come ai ragazzi e come agli adulti. Da noi per esempio arrivano molta gente tra i 40 e i 50 anni, iniziano tranquillamente e andando avanti con gli anni possono anche arrivare a prendere la loro cintura nera facendo ovviamente gli esami di passaggio di grado, e questo può essere indicato sia per donne che per uomini, nonostante magari c'è chi pensa a una certa età non si riesce, assolutamente no.